moltissima gente che è accorsa a Vienna a visitare il borgo in veste natalizia in questa anche seconda giornata, domenica 11 dicembre, di Natale nel borgo. Una manifestazione che verrà replicata anche domenica 18 dicembre con tutti i suoi ingredienti magici. Sono tanti, quali sono? Beh, innanzitutto siamo contenti, ancora una volta Vienna si è distinto nelle sue manifestazioni. Natale al Borgo mancava da 2 anni, purtroppo per il Covid ci eravamo fermati, siamo ritornati e anche questa volta, vedendo l'affluenza dei visitatori che sono venuti a Vienna, possiamo dire che è stato un successo. Questa domenica è passata anche Santa Lucia per le strade di Vienna. Esatto, per i più piccoli è passata Santa Lucia che ha dato e ha regalato le caramelle. Tante bancarelle ma anche tante botteghe aperte di artisti e artigiani. È stata l'occasione per ripartire anche con il nostro progetto Borgo degli Artisti 2.0, riempiendo con nuovi artisti tutte le botteghe. Abbiamo artisti che vengono da tante parti d'Italia, anche locali, che però hanno iniziato a esporre proprio con questa manifestazione. I cavalli per le vie del borgo e anche alcune vie a tema come la Via della Solidarietà. Sì, quest'anno, allora, i cavalli è un nostro ciliegina sulla torta. I bambini sono attratti da questa passeggiata all'interno del centro storico accompagnati da cavalieri e con i propri cavalli. E quest'anno, ogni anno, dedichiamo qualcosa, grazie all'associazione Amici Caterina, qualcosa da diffondere per beneficenza. Quest'anno abbiamo pensato alla Via della Solidarietà, dove in via Fantoni sono state create e installate delle strutture degli alberi abbelliti con delle sfere di Natale, e queste sfere di Natale venivano vendute e il ricavato viene devoluto alla cooperativa Arcobaleno. I cavalli sono un'attrazione per i bambini e sono una parte integrante di questa festa a Vienna. Sì, infatti con i nostri cavalli facciamo fare il giro per il centro storico, e che attira molti bambini, diciamo dai più piccoli fino anche ai più grandi, a volte salgono anche gli adulti. Quanti giri per il paese questi cavalli hanno fatto in una domenica? Allora, circa oggi abbiamo fatto 12 giri, i nostri cavalli sono stati abbastanza tranquilli perché comunque è già il secondo giorno, quindi i bambini si sono divertiti, sono scesi con il sorriso. A Vienna, uno degli eventi che riescono a attrarre più gente per quanto riguarda anche l'offerta turistica e culturale della Valle Camonica e anche sotto le feste. Sì, come dico sempre, il mio motto quando ero sindaco, perché Vienna è Vienna. Vienna, quando organizza qualcosa, di solito si distingue, è diciamo un sinonimo di qualità, e quindi quando ci sono i mercatini la gente è sicura di trovare comunque una buona organizzazione, delle belle bancarelle, dei buoni spettacoli, e questo si rinnova anche durante il periodo natalizio.